Ciao ragazzi, allora, guardando su internet ho trovato delle cose riguardo a levare lo smalto, come levarlo più facilmente senza lasciare residui e tutto, visto che in certi colori, tipo questi qua, tipo il nero, risulta essere molto forte e quindi rimanere molto sull'unghia. Quindi ho provato questa cosa che ho visto. Quindi ragazzi, iniziamo a farvi vedere cosa ci vuole. Allora, ci vuole un solvente per unghie. Io ho preso questo della Clean, che è molto, diciamo, buono, senza acetone e inoltre anche profumato, quindi non dà neanche fastidio come odore. Poi ci vogliono dei dischetti e dei pezzi di carta spagnola. Io già, diciamo, alcune le ho rimosse. Come potete vedere, non si vede niente. Ora vi farò vedere le restanti mani. Bene. Allora, prendiamo il nostro dischetto. Questo qua già è usato, però alla fine una, se ad esempio se deve fare delle cose, può fare così. Prendiamo questo dispenser, lo impregniamo di acetone. Vedete, ho fatto il macello. L'ho spruzzato un po', mannaggia, il computer. Poi prendiamo questo, prendiamo il nostro dito fatto, diciamo, di smalto e lo copriamo così. Questo. Poi prendiamo la nostra carta stagnola e avvolgiamo il dito all'interno. E lo stringete per bene. Sì. Aspettate, e lo avvolgete per bene. Fate la stessa cosa con le altre unghie, quindi prendiamo un altro dischetto. Perché ad esempio chi vuole sbrigarsi prima, posto di farlo uno a uno, lo fa così, impegna questo qua. Poi prendiamo il nostro foglio di carta stagnola, il nostro dischetto, lo mettiamo qua nel nostro pollice, così, prendiamo questa carta stagnola e la avvolgiamo. Stringete bene e lasciate stare per un po'. Voi giustamente sentite tipo un po' una caloria all'interno. Appunto, questa qua è la reazione che avviene appunto per togliere subito lo smalto. Si aspetta un po' e ora poi vi farò vedere il risultato. Ragazzi, quindi poi li fate riposare per un 5-6 minuti. Più stanno, naturalmente, meglio è. E ora vi faccio vedere appunto come diventa. Leviamo la nostra carta e ecco, vedete il risultato. Vedete? Non c'è più residuo di smalto nell'unghia. È rimasto tutto qua. Facciamo la stessa cosa con l'altro, lo apriamo. Naturalmente c'è qualche piccola cosa perché restano i pelucchi del cotone, quindi è normale che resta qualche cosa, però basta che fate così e come potete vedere non c'è più. E fate la stessa cosa con tutte le altre mani. Spero che questo tutorial vi sia, diciamo, vi possa essere stato d'aiuto, quindi che dire, vi mando un bacio. Ciao, al prossimo video che metterò oggi.